Theodor Heinemann è stato uno dei più importanti e rispettati mentalisti di tutti i tempi. Nella sua breve vita fu soprattutto geniale inventore di straordinario materiale che ancora oggi viene utilizzato e che è stato il vero e proprio spartiacque tra il vecchio mind reader della vaudeville, quindi turbanti e sfere di cristallo, e quello che sarebbe stato poi il mentalismo moderno. Theodore John Squires nacque il 22 febbraio del 1907 nello stato di New York. Il padre naturale lo abbandonò assieme alla madre quando Heinemann aveva solo 2 anni. Il padre adottivo, Stanley Heinemann, fu colui che si prese da lì in avanti cura del piccolo Ted. Negli anni 30 Heinemann prenderà il nome proprio dal suo padre adottivo, aggiungendovi però una N. Theodore si innamorò della magia all'età di 10 anni, quando vide un amichetto a scuola eseguire il celeberrimo trucco di Ball and Vase. Quindi, estasiato, corse a casa dalla madre per farsi dare i soldi ed acquistare la sua prima scatola magica, che conteneva appunto Ball and Vase. Da quel giorno ebbe inizio la sua assoluta ossessione per tutto ciò che aveva a che fare con la magia e la prestigiazione. Iniziò a risparmiare per comprarsi qualsiasi libro di magia che riuscisse a trovare. Addirittura iniziò a lavorare come paperboy, consegnando i giornali e mettendo da parte i soldi per potersi comprare libri ed attrezzi magici. La madre però era preoccupata di questa ossessione del figlio per la magia, tanto che una volta, disperata, prese tutti i libri del figlio e li buttò nel camino, bruciandoli. Questo brutto colpo però non scoraggiò Heinemann, che continuò a studiare e coltivare la sua passione. Pensate che circa 15 anni dopo l'episodio dei libri bruciati, Heinemann inviò alla madre i primi 50 numeri della rivista The Jinx, lussuosamente rilegati e contenenti questa lettera. «Cara mamma, quando sfoglierai queste pagine, spero ti ricorderai di quando hai bruciato tutti i miei libri di magia nel camino. Questo ho fatto in modo che ne scrivessi uno tutto mio. Hai per caso un fiammifero anche per questo? Teo». Tale messaggio alla madre ci fa capire anche un po' quella che era la psicologia del personaggio Heinemann, un po' agrodolce e di sicuro pungente e sarcastico. D'altronde, fin da ragazzino, Heinemann si era dimostrato un vero e proprio ribelle, osteggiando tutto ciò che fosse ordinario e convenzionale. Fin dalla tenera età, Heinemann adottò dei vestiti scuri, dei look piuttosto misteriosi, dei tagli di capelli particolari, ed invece di giocare a pallone con gli amici, preferiva starsene su una panchina a studiare qualche libro di magia o a inventare qualche nuovo effetto. All'età di 17 anni cominciò a collaborare attivamente con alcune importanti riviste dell'epoca, come The Linking Ring o The Sphinx. E la cosa straordinaria è che, nonostante fossero acerbe, le sue prime creazioni già mostravano alcuni dei tratti caratteristici di Heinemann. Infatti già da allora il giovane prediligeva metodologie piuttosto semplici, però condite da approcci raffinati con delle finezze psicologiche non indifferenti per un ragazzo di quell'età. Istintivamente sapeva che ciò che contava veramente era l'effetto sul pubblico. I suoi primi spettacoli Heinemann li fece da prestigiatore, anzi, ad essere precisi, i suoi primi spettacoli li fece come assistente ad alcuni prestigiatori. Lo studio della magia continuava, anche se però Heinemann cominciò ad interessarsi di esoterismo, di arti oscure, di percezioni extrasensoriali, e proprio per questo motivo cominciò a spostare le proprie attenzioni sulla magia di natura mentale. Anche il suo repertorio da lì in avanti cominciò a diventare totalmente incentrato sulla mental magic, tanto che decise anche di farsi chiamare Heinemann the Enigma. Fin da giovane una delle sue più grandi intuizioni fu davvero quella di capire cosa volesse veramente il pubblico dell'epoca. Si era reso conto, più o meno consapevolmente, che il pubblico dell'epoca era molto più disincantato, erano i primi esperimenti di parapsicologia alla Duke University, quindi probabilmente il vecchio mind reader da scena con turbante e sfere di cristallo era diventato un po' obsoleto e non interessava più molto al pubblico. Un'altra bella frase di Heinemann, molto moderna, è a proposito del modus operandi del mentalista. Il mio credo è quello che qualunque effetto, per aver successo, debba per prima cosa basarsi su un metodo semplice ed avere una presentazione assolutamente lineare. Chiunque non segua tale linea retta non sta facendo ciò che farebbe un vero lettore del pensiero.
Se si considera che tali filosofie e tali pensieri sono state concepite a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso, si capisce quanta modernità avesse Hahnemann rispetto ad altri suoi contemporanei. Quindi da lì in avanti la carriera di Ted prese due direzioni ben distinte, ma complementari. Da una parte il performer, quindi che faceva spettacoli come mentalista, e da una parte l'editore e lo scrittore. Nel 1931 pubblicò il suo unico vero e proprio libro rilegato, che era The Book Without a Name. Nel 1934 diede vita alla sua incredibile e leggendaria rivista The Jinx. Molto famoso e fondamentale di sicuro il suo libro postumo, Practical Mental Effects, pubblicato dopo la sua morte nel 1944. Il libro contiene alcune tra le sue migliori creazioni, delle autentiche gemme mentali che hanno veramente cambiato il corso della storia del mentalismo. Practical Mental Effects contiene veramente tutto ciò che ha a che fare col mentalismo, dal lavoro coi biglietti al book test, ai test bendati e molto molto altro ancora. Un lavoro assolutamente indispensabile per qualunque appassionato di mentalismo. Tra le sue straordinarie creazioni non possiamo non ricordare Pseudo Psychometry, quindi la pseudopsicometria, Four Dimensional Telepathy, la Window Envelope, quindi la bustina con la finestrella per poter fare i pic, e Seven Keys to Baalpate. Per ciò che riguarda le sue performance pubbliche, nonostante le cronache dell'epoca dicessero che Hahnemann avesse dei grossi problemi a salire sul palco, in quanto sudava molto, aveva una paura del palcoscenico incredibile, in un certo senso però questi problemi lo rendevano ancora più vero e genuino agli occhi del pubblico. Il suo numero più famoso, che gli fece guadagnare anche molte prime pagine dei giornali e fece un'incredibile sensazione all'epoca, fu il bullet catch, quindi la pallottola catturata tra i denti. Theodor Hahnemann fu un genio assoluto e la sua opera merita di essere studiata, soprattutto dalle nuove generazioni di prestigiatori e mentalisti. Allo stesso tempo però fu un uomo molto fragile, dedito all'uso di sostanze stupefacenti e di alcol, con violenti sbalzi di umore che gli rendevano la vita veramente complicata anche dal punto di vista personale e relazionale. Purtroppo la sera del 12 gennaio 1942, dopo una violenta litigata con la sua fidanzata, Hahnemann decise di togliersi la vita. Per uno strano scherzo del destino, lo stesso giorno, quindi il 12 gennaio del 1914, anche il padre adottivo Stanley Hahnemann decise di togliersi la vita alla stessa età di 34 anni. I lavori di Hahnemann sono facilmente reperibili ovunque in PDF, c'è anche un librone di Max Abrams che contiene tutta la produzione di Hahnemann. Per ciò che riguarda l'italiano, mi sento di segnalarvi questa edizione di Practical Mental Effects tradotta da Mondo Troll con il nome di Mentalismo Pratico, che contiene tutto il libro, anche se purtroppo la traduzione a volte è un po' altalenante. In italiano sempre Mondo Troll ha tradotto anche questo straordinario libro dedicato appunto ai 202 metodi per forzare, e in questo caso si tratta di qualcosa piuttosto interessante, in quanto sono state introdotte anche delle fotografie e delle note aggiuntive all'edizione. Un altro volume pubblicato in italiano è una raccolta di pamphlet vari di Hahnemann e si chiama Mentalismo Applicato, sempre pubblicato da Mondo Troll. La leggenda di Hahnemann resta comunque intatta, così come l'impressionante mole di materiale che ha lasciato in eredità al mentalismo. Un inestimabile scrigno di tecniche, effetti, finezze che meritano di essere studiati con amore e passione da qualsiasi serio intrattenitore del mistero. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima!